Cantico 340, quale grande tesoro.
dal cuor siamo al re dei re. Lodiamo il santo di Israele, cantiamo sue lodi in coro, mentre lì no dall'anima di spe, nel pensai in cuore siete e siamo ben e figlio dell'Altissimo degno di eterno all'oro che guarda lì visibile suo amor. Qual grande tesoro che l'Evangelio dona, tanto con cuor festante grato diam gloria re. L'ampura gioia del cuore vien tutta da Gesù. Celeste la letizia dolci dell'anima e vi vede suo amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelio donato con tuo festa te grato diam gloria redento. Nel vita del Signore è solo la sua parola e sa Signore ste esso e sai lo Spirito Santo noi qui siamo per ricevela e credela col cuore. Qual grande festante grato diam gloria redento. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ancora una volta ti ringraziamo per la tua benignità che tu hai sempre messo
hai sempre disposto verso i tuoi figli che siamo padre. E è sempre un privilegio quando possiamo radunarci, cantare gli inni della vita e ascoltare la tua parola. Padre, lascio questo culto nelle tue mani, Signore Gesù Cristo. Benediciti, lascia che ci sia un rinfresco da parte tua per le nostre anime, mentre siamo radunati qui nella tua presenza. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prenderemo la Bibbia nel libro di Apocalisse, capitolo 9. Leggeremo dal primo versetto fino al versetto 21. Poi sono il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e da esso fu data la chiave del posto dell'abisso. Dunque c'è questa un angelo, c'è una stella che è caduta e abbiamo visto che la stella che è caduta è Lucifero. Già Isaia l'aveva preannunciato per noi e tutte queste cose sono venute al culmine quando i tempi sono maturi, che possiamo scoprire tutte queste cose qua. Poi sono il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e da esso fu data la chiave del posto dell'abisso. Vedremo chi è l'abisso, che cosa è tutte queste cose qua. Branham te ne parla. Ed egli aprì il posto dell'abisso e dal posto salì un fumo simile al fumo di una gran fornace e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del posto. Il sole e l'aria furono oscurati. Noi sappiamo che il sole è Cristo e ricordatevi che stiamo parlando della festa delle trombe. E, okay. E dal fumo uscirono sulla terra delle locuste e fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il sigillo di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno e desidereranno di morire e la morte fuggirà da loro. E nella forma le locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra e sulle loro teste avevano come delle corone simili a oro e le loro fasce erano come fascia di uomini e avevano dei capelli come capelli di donne e i denti erano come denti di leoni. E avevano dei usberghi come usberghi di ferro e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E avevano delle code come quelle dei scorpioni e dei aculei e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, dunque l'angelo dell'abisso. L'angelo dell'abisso il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo guaio è passato, ecco vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Dunque il primo guaio l'abbiamo sotto la quinta tromba, e l'ho detto nelle altre predicazioni, lo sto ancora dicendo ora, affinché questo rimane, che quando voi leggete questa parte del libro d'Apocalisse e che vedete sotto la quinta tromba, voi vedete che la Bibbia dice che il primo guaio è passato e abbiamo detto spesso, che l'ho letto anche, che Branham ci ha fatto vedere che il primo guaio è la prima guerra mondiale e quando noi abbiamo preso la prima guerra mondiale siamo andati in Apocalisse 7. Mentre i 4 angeli che erano ai 4 canti della terra erano pronti per distruggere la terra completamente tramite l'atomica, cioè l'angelo ha detto a loro no, non fatelo, perché dobbiamo ancora sigillare 144.000, cioè i servi di Dio, i guardiani del trono di Dio devono essere sigillati
Allora la guerra, il primo guaio, sotto la quinta tromba, fu fermato affinché i 144.000, e sappiamo che il primo guaio fu fermato l'11 novembre alle ore 11 nell'anno 1918, affinché il messaggero di Dio, e Branham dice, l'abbiamo anche letto nell'opuscolo, i 144.000 e le 10 vergini e i 5 vergini, non mi ricordo bene il titolo, ma Branham dirà che la fermata della guerra l'11 novembre dell'anno 1918 alle ore 11 è legato con il suo messaggio, ha qualcosa a fare con la sua commissione a lui. Le due cose sono legate insieme, perché devono ricevere lo Spirito, e vedremo, leggeremo William Marion Branham ora, che ci dirà che la sposa di Cristo è chiamato tramite un servitore, ma quando quel servitore sarà rigettato dai gentili, allora si girerà verso gli ebrei, e nella festa delle trombe è scritto lì. William Branham dice Dio si nasconde nella parola e non lo vedranno finché lui si rivela se stesso a un fratello, a una sorella, che si mette a predicarlo, e questo apre gli occhi. Dunque sotto la quinta tromba abbiamo visto che il primo guaio è passato, dunque possiamo dare una data precisa. Ma fratello Frank, l'avevi detto l'altra volta, Branham dice, e insistete sulla cosa affinché e lì rimane, affinché non vi dicono che no, quelle cose devono ancora avvenire. No, non avverrà più, è già passato il primo guaio. La quinta tromba è già adempiuta. Poi, leggiamo il versetto 13 di Apocalisse 9. Poi il sesto angelo sonò e io udì una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. Allora c'è, i quattro angeli furono fermati prima, ma ora devono essere sciolti. E avevo promesso che parleremo del fiume Eufrate, per vedere che cos'è il fiume Eufrate, che cosa ha a che fare qua il fiume Eufrate. Ma questo qua voglio circoncidere la mia predicazione ora sulle trombe, per far vedere le trombe che cosa sono. Allora, la quale diceva al sesto angelo, versetto 14, Apocalisse 9, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti e sapete che l'Eufrate attraversava l'Eden, dunque era uno dei fiumi dell'Eden dell'epoca, parleremo. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria erano di 20 migliaia di decine di migliaia. E quando l'abbiamo toccato, abbiamo visto che Branham ci ha detto che non sono cavalli naturali, ma erano diavoli spirituali. Ok? E il numero degli eserciti della cavalleria era 20 migliaia di decine di migliaia. Io udì il loro numero. Per gli amanti della parola potete prendere l'opuscolo, la festa delle trombe, dove io sto prendendo degli appunti per attirare la vostra attenzione su alcune cose. Potete ascoltarlo, riascoltarlo e studiarlo, come l'ha detto William Marion Branham. Per voi che ricevete i nastri, studiate queste cose, ascoltatele, studiatele, così potete avere una costanza nella parola, non essere più essere portati né a destra né a sinistra da un vento qua e là, ma dovete avere una posizione salda nella parola. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora e per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero, versetto 16, e il numero degli eserciti della cavalleria era di 20 migliaia di decine di migliaia, io udì il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli
che li cavalcavano avevano dei usbeghi di... Lo vado a prendere in seguito qui. Devo salire un po'. Avevano dei usbeghi di fuoco di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo. Da queste tre piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uscito la terza parte dei uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca, era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse danneggiavano. E il resto dei uomini che non furono uscisi da queste piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì, da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame, di pietra e di legno, i quali non possono né vedere, né udire, né camminare. E non si ravvidero dei loro omicidi, né delle loro mali, né della loro fornicazione, né dei loro furti. Dunque, abbiamo visto che quei diavoli che sono stati sciolti sono diavoli, sono spiriti e avevano un capo, e abbiamo visto che il loro capo si chiama Abaddon, o in greco lo chiamano Apollyon. E abbiamo visto, leggendo il profeta, che non sono cavalli naturali, ma erano spiriti che hanno invaso Hitler, che hanno invaso Mussolini, che hanno invaso tutti questi uomini per adempiere lo scopo di Dio. Mi direte, ma Dio deve usare Satana per arrivare al suo scopo? Sì, l'aveva usato per arrivare al suo scopo, per rivelare alcune cose a Giobbe, e l'aveva usato nell'Antico Testamento, quando il re Acab era seduto sul suo trono, voleva andare a fare la guerra, Dio, per far sì che la profezia del suo profeta si adempisse. Che cosa ha fatto Dio? Dio ha lasciato che uno spirito, Dio era seduto, l'abbiamo letto tante volte nella Bibbia, era seduto sul suo trono con il suo consiglio, e Dio diceva: chi manderemo? Che cosa, chi manderemo affinché Acab andasse in guerra per morire e affinché la profezia del mio servo Elia si adempisse? Allora abbiamo letto nella Bibbia che uno spirito è venuto dall'inferno e si è presentato davanti a Dio e ha detto: io andrò e lo farò andare in guerra. E Dio gli ha chiesto: ma come farai? Lo spirito è venuto dall'inferno. Eh? E quello spirito è venuto per far sì che la profezia che lì aveva dato su Acab si adempisse. Allora quello spirito ha detto: io andrò, e Dio gli ha detto: ma come farai? Io uscirò e sarò uno spirito di menzogna nella bocca dei 400 profeti di Acab. Dunque è per questo che le profezie, i gridi, e un fratello che salta, un fratello che grida, che dà le profezie, questo non si spaventa. Finché, quando un fratello dà una profezia, quando un fratello dice: Dio mi ha parlato, ho visto questo, noi tutto questo lo prendiamo e lo portiamo alla luce della parola. Perché se i profeti di Acab avevano solo, si sono fermati un minuto per guardare le profezie, per leggere le profezie di Elia su Acab, non avrebbero profetizzato la benedizione per lui. Ma un uomo intelligente che si chiama Geu, quando Acab era quando Jezabel era stato ucciso, allora a capo Geu poteva dire al suo servo: ti ricordi come il profeta Elia aveva maledetto a capo e sua moglie? Dunque le cose sono lì. Noi dobbiamo prendere la scrittura, dobbiamo prendere le parole profetiche per vedere quello che dice un fratello è vero o falso. E qui, questi tempi qua, avevo preso questa parte della Bibbia, le trombe di Apocalisse, le sette trombe, per dire ai fratelli e alle sorelle che queste sette trombe non hanno niente a che fare con la Chiesa gentile,
Quando le sette trombe cominciano a suonare, la chiesa gentile è già entrata nel buio e la sposa è già stata tirata fuori. E ricordatevi che Dio, per poter trattare con noi, i gentili, Israele è entrato nel buio, Israele è diventato cieco, allora il Vangelo è venuto a noi. E Dio, per ritornare a Israele, la chiesa gentile deve diventare cieca. E per questo che Laodicea è stata detta cieca nuda. Dunque anche Laodicea è entrato nel buio. Infatti la sesta luna non si è manco potuto fare la foto, perché ormai è tutta completamente nera. E Branham dirà: la sposa è stata tirata fuori, dunque non c'è più. Dunque Dio ha chiuso con la chiesa gentile. E avevo letto qua, e insisto ancora una volta, perché talvolta noi pensiamo di scappare alle cose, ma William Branham dice: bisogna insistere affinché chiunque verrà ad ascoltare questo possa avere qualcosa. Lo voglio rileggere. Pagina 39 delle sette epoche, e voglio insistere sopra, e lo farò. E lo voglio fare ancora oggi. Oh, come la Bibbia ripete se stessa. La scena di Giuseppe e dei suoi fratelli sta per essere ripetuta, poiché presto Gesù sta per venire. Queste cose qua sono nei libri che noi abbiamo a casa, le abbiamo nei nostri comodini, le teniamo là, talvolta non le tocchiamo manco. Ma Branham ha detto: Tutto quello di cui avete bisogno, di cui non troverete le risposte negli opuscoli, le risposte le troverete qui nel libro delle sette epoche. È un libro molto importante, alla firma di William Branham stesso. Dunque, oh, come la Bibbia ripete se stessa. La scena di Giuseppe e dei suoi fratelli sta per essere ripetuta, poiché presto Gesù sta per venire. E mentre noi lasciamo questa figura di Giuseppe, c'è ancora una cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione riguardo a questo tempo della fine. Voi ricorderete che mentre Giuseppe stava davanti ai suoi fratelli, Branham ci porta sempre nella storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, ma noi non vogliamo considerare quella storia, vogliamo considerare la fiction. Ma consideriamo la storia della Bibbia, come Giuseppe è il simbolo di Cristo, rigettato dai suoi fratelli, si è trovato in prigione in Egitto, ha preso una moglie gentile, ha avuto dei figli, era stato dimenticato dai suoi fratelli, e per suo padre era morto. Ma un giorno hanno saputo gli ebrei, Israele ha saputo, Giacobbe è Israele, Giacobbe e Israele ha saputo che c'è un risveglio in Egitto della parte dei gentili, il risveglio del grano che c'è da mangiare, perché il pane palestinese, la parola, l'Antico Testamento non bastava più agli ebrei, ci vuole qualcosa per attirare la loro attenzione. Allora ha saputo che c'è il risveglio del grano dalla parte egiziana. Ha detto ai suoi figli: Israele è rimasto a casa. Israele stesso è rimasto a casa, e ha detto ai suoi figli: seguitemi bene. Israele è rimasto a casa, ha detto ai suoi figli: andate in Egitto, perché ho saputo che c'è il risveglio del grano, e sappiamo che il grano è la parola di Dio. E i suoi figli devono andare a prendere questo risveglio. Andate a prendere questo risveglio, andate a prendere questo grano. Portatelo qui affinché noi pure possiamo mangiare, perché qui il pane palestinese, il pane, l'Antico Testamento, la legge di Mosè non ci basta più, ma abbiamo sentito che dall'altra parte c'è un uomo che sta facendo vivere la parola di Dio, che sta facendo le dimostrazioni della potenza di Geova Dio. Andate lì e andate a prendere un po' di questo risveglio, un po' di questo grano. E Branham dice nell'opuscolo, Israele in Egitto, dice che i fratelli di Giuseppe hanno sentito del risveglio e sono già in cammino per venire qui, per prendere il grano. E nell'opuscolo, la 60 settimana di Daniele, Branham dirà che, vedete, Israele è già qui,
è che Dio, Cristo, Cristo sta guarendo i malati in mezzo a loro, perché a un certo momento Israele, Giuseppe, dava da mangiare a l'Egitto e ai suoi fratelli. E Branham dice, quando la montagna delle olive si apre in due, e mi sembra l'ha detto il profeta Zaccaria, dice che la montagna si aprirà in due e l'acqua che uscirà andrà verso oriente e in occidente. E Branham le interpreta. Branham dice, è quello che sta succedendo qui, la parola che va sia ai gentili che agli ebrei. E chi l'ha adempiuto? Cioè, adempiuto nel ministero di fratello Branham. Se Dio mi dà la grazia, lo leggeremo ora, altrimenti lo leggiamo la prossima volta. E mentre noi lasciamo questa figura di Giuseppe, c'è ancora una cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione riguardo a questo tempo della fine. Voi ricorderete che mentre Giuseppe stava davanti ai suoi fratelli, quando Beniamino non era ancora con loro, egli parlò loro tramite un interprete. Sebbene egli conosce bene l'ebraico, e avevo detto qui che Branham dice nell'opuscolo dell'epoca dei saggi o di Pergamo, dice egli è qui questa sera parlando inglese, mentre quella donna ebraica è venuta nella linea di preghiera, Branham lui ha detto spero che tu non mi rigetti come me l'avete fatto, i tuoi padri l'hanno fatto 2000 anni fa. Quando è che Branham è stato lì 2000 anni fa? Non è il corpo Branham, ma è la persona in Cristo, Elohim, in Branham, che parlava, Gesù in lui, che adempiva la sua parola, Giuseppe di qui. E voi ricorderete che quando Giuseppe era in Egitto, si è vestito come gli egiziani. E quando lui si presentava ai suoi fratelli per dire sono Giuseppe, vostro fratello, i fratelli potevano dire, ma poco fa gli egiziani lo chiamavano Sofnet Paneah. E noi lo chiamiamo Giuseppe, è la stessa persona. Ok? E mentre noi lasciamo questa figura di Giuseppe, c'è ancora una cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione riguardo a questo tempo della fine. Voi ricorderete che mentre Giuseppe stava davanti ai suoi fratelli, quando Beniamino non era ancora con loro, e li parlò tramite un interprete. Sebbene li conoscesse bene l'ebraico, lui aveva riconosciuto i suoi fratelli, ma i suoi fratelli non l'hanno riconosciuto. Ricordatevi che Israele era in patria. Israele era in patria e i suoi figli sono venuti per prendere il risveglio. Lui è rimasto in patria. Giacobbe stesso, se mi seguite, se potete capire, i figli di Israele sono andati, ma Israele stesso, Giacobbe, è rimasto in patria. E ha mandato i suoi figli per andare a vedere il risveglio, prendere il grano, andare a prendere quegli opuscoli, quel messaggio potente, a constatare se è vero, per riportarlo a loro padre. Ok? Egli parlò ai suoi fratelli in un'altra lingua. Sapevate che la prima epoca gentile, l'epoca di Babilonia, cioè la testa d'oro, finì con un messaggio in lingua scritto sul muro? E questa epoca finirà lo stesso modo. E notate che a Babilonia, mentre il re Belshazzar era seduto che faceva la festa, il candelabro è uscito sul muro e il dito ha scritto mene 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 teke ufasim. Sei stato pesato, perché l'Odissea è stato pesato nella bilancia di Dio, è stato trovato zero, non valeva niente, leggero. E Dio l'ha rigettato, sei nudo, Dio l'ha vomitato della sua bocca. Il profeta ha condannato l'Odissea nudo. Ok? Ha detto, e questa epoca finirà allo stesso modo, cioè l'Odissea finirà allo stesso modo. L'abbondanza di lingue. È qui che voglio attirare l'attenzione, perché insisto su queste cose, perché so che prima o poi, voi un giorno Dio aprirà, qualcuno verrà nodo, dovete ricordarvi di queste cose qua. L'abbondanza di lingue in questo giorno è un'ulteriore prova che i tempi dei gentili sono passati e che Dio si sta rivolgendo a Israele. I tempi dei gentili sono finiti.
La pienezza dei gentili è finita e Dio si sta rivolgendo a Israele. E Dio, per parlare a Israele, Israele deve ritornare nella sua patria. Perché è lì che Dio li incontra. E Dio deve mettere in movimento delle cose per riportare Israele nella sua patria. E allora i movimenti sono iniziati tramite la festa delle trombe, affinché Israele possa uscire dalla schiavitù per andare a riconoscere l'espiazione che avevano rigettato, dicendo a Pilato che il suo sangue cade su di noi e sui nostri figli. Avevano rigettato l'espiazione, e quell'espiazione la devono avere, la devono riconoscere, per avere il perdono dei loro peccati. Non è che Israele sarà perdonato perché ha commesso l'adulterio, la fornicazione, ha rubato, no! Ma il grande peccato è l'incredulità. Rigettare la parola adempiuta nel tuo giorno è l'incredulità. William Branham dirà: il peccato è mancare l'obiettivo. Gesù ha pianto su Gerusalemme dicendo: oh Israele, se tu potevi riconoscere il giorno della tua visitazione, ma l'hai mancato, e per questo tante cose sono venute a Israele, è stato distrutto. Il Tempio è stato distrutto, sono andati in schiavitù, Roma li ha distrutti. E questo, io leggevo un libro dove è stato detto che quando l'imperatore Tito aveva distrutto Gerusalemme, è andato nel deserto per prendere gli arabi, per portarli là, per dire a loro: rimanete qui in memoria degli antichi filistei, perché non devono più ritornare su quella terra. E allora, come Roma aveva l'odio verso gli ebrei, e sappiamo che con il passare del tempo Roma ha cambiato forma e è diventato Roma ecclesiastica, è per questo che parleremo della forma ecclesiastica di tutto questo. Ora sto parlando della forma naturale che Dio ha preso per riportare Israele nella sua patria. Poi ci sarà la forma ecclesiastica. E per questo che quando Giovanni ha visto la stella che è caduta, ha detto: il loro re si chiama che cosa? Abaddon o Apollyon. Leggiamo il profeta nella festa delle trombe. Voglio leggere un po'. Seguiamo William Marion Brano. Paragrafo 175. Leggiamo un po', fratello Branham, abbiate pazienza con me, che ho preso un po' qua e là per poter... Ok. Branham dice qui, leggerò un po' a tratto, ho detto: vi ho consigliato di ascoltare il profeta, di prendere questo nastro o questo opuscolo, prendete la vostra penna, sedetevi, leggetelo con tutto calma e vedete grande benedizione in queste cose qua. Allora, vedete qui? Paragrafo 173. Ora, sotto questo stesso sigillo, egli liberò questi 200.000 demoni. Dunque, vedete, il stesso sigillo, ho detto che per capire bene il stesso sigillo, dovete prendere le trombe, perché le trombe sono un dettaglio del stesso sigillo. E voi vedete, se voi leggete il stesso sigillo e cominciate a leggere le trombe, voi vedete che il stesso sigillo è un riassunto di tutto quello che succede. Le trombe hanno dato il dettaglio, perché quello che stiamo leggendo nelle trombe è il stesso sigillo, l'adempimento del stesso sigillo, che è il sigillo d'Elia e Mosè. Potete anche ascoltare il stesso sigillo. Vedete come Branham l'ha trattato correttamente, appettamente. E ho detto nell'opuscolo Cristo, il mistero di Dio rivelato, William Branham dice che tutto quello che Dio rivela vuole dire che l'ha già adempiuto. Non è che l'adempirà, ma l'ha adempiuto. Ok? Ora, sopra, tanto Hitler è passato prima che Branham ti apra. Non è che Hitler è passato, i Mussolini sono passati, e Branham è venuta dopo per dirci: avete visto quell'uomo che si chiama Hitler? Avete visto che hanno fermato la guerra 11 novembre? Tu questo stai adempiendo tale cosa, questo ha adempiuto tale cosa.
Dunque sono delle cose che si sono adempiute prima. Allora il profeta viene per dire, vedete quell'avvenimento che è 11 novembre alle ore 11, è la prima guerra, questo significa Apocalisse 7. Questo significa Apocalisse, la quinta tromba. Questo significa, il guaio significa questo. Tutto questo sono gli avvenimenti passati e Branham viene, Branham dice, Branham ci ha detto, per predicare queste cose ho dovuto prendere la storia con l'aiuto dello Spirito Santo che mi ha guidato per fare tutto questo. Ora, sopra, sotto questo sesto sigillo, egli liberò questi 200.000 demoni spirituali, cominciarono a Roma. Questi diavoli cominciarono a Roma, Germania, Hitler. E notate ancora nella Bibbia dove ricevettero potere quali re, ma non furono coronati. Hitler non è un re, ma è un dittatore, fa quello che vuole. Perché la Bibbia dice, avevano ricevuto potere come re per un po' di tempo. Branham dice, non erano re, come re, non erano re, erano dittatori. Ce lo sta spiegando qua, perché la Bibbia dice, hanno ricevuto potere come re per un'ora. È quello che dice la Bibbia. Ma qui Branham ci spiega che non erano re, ma erano dittatori. Ok, è un dittatore, fa quello che vuole del suo popolo. Hitler ha fatto della Germania quello che voleva. Mussolini ha fatto dell'Italia quello che voleva. Stalin ha fatto della Russia quello che gli voleva. Ok? Ricevettero poteri quali re, ma non furono coronati. Un dittatore non viene coronato re. Riceve solo il potere come un re. Ecco qui, sto leggendo qui. Oh, lo Spirito di Dio si sta proprio muovendo attraverso di me. Sapete, per dire qualcosa, non so come dirlo, né cosa dire, e forse è meglio di no, ma queste cose lo dirà, se voi lo seguite. Notate, 200.000 demoni vennero liberati su quei giudei. Quando li bruciarono, li crocifissero, li uccisero, misero bolle d'aria nelle loro vene, li uccisero tanto che non avevano più gas con cui ucciderli, e li spararono tanto che non avevano più pallottole con cui sparare, ed essi fecero tutto quello che poterono fare, cremarono i loro corpi e tutto, e appesi sulle recinzioni bambini e tutti, gente innocente, fu fatto loro in quel modo perché erano giudei, ma Dio disse che li diede a ognuno di loro una veste per quanto fossero immeritevoli, ma la sua grazia di accecarli in modo che noi potessimo vedere. Dunque, questi demoni sono sorti in Germania, e tutto questo è per adempiere la scrittura affinché Israele possa ritornare nella sua patria. Ok? Cerchiamo di scendere. Paragrafo 212. Apocalisse 9:1. Sotto la quinta tromba, il loro re. Notate Apocalisse 9:1. Ora, i re di questo gruppo di 200.000 cavalli avevano un re su di loro, e se notiamo, era una stella caduta, perché sei caduto dal cielo, o Lucifero. Oh, come il dottore Smith se ne è fatto così scrupolo. Ma è tutto giusto, vedete, non era per la sua ora, vedete, va bene. Era l'abisso, il loro re era il re dell'abisso. Ah, Branham ti spiegherà chi è il loro re ora, perché il loro re è il re dell'abisso, e sappiamo che il loro re è Satana. Sappiamo anche che quei spiriti che sono stati sciolti sui giudei non hanno combattuto in aria così, non sono spiriti che sono rimasti. Branham dice, uno spirito è inoffensivo finché non entra in un corpo. Allora quei spiriti che erano legati sul fiume Eufrate sono stati sciolti e sono entrati in Hitler, i soldati, e hanno cominciato l'accanimento contro Israele come Faraone l'aveva fatto in Egitto.
E così loro hanno avuto il desiderio. In che modo sono entrati? Che cosa è successo? Non mi interessa, ma sono lì. Branham lo dice così. Sono, quella scrittura è adempiuta. Come è avvenuto? Dio ha fatto, ha fatto finché questa cosa avviene. Ok? Apocalisse 9:1, voglio rileggere lì. Sotto la quinta tromba, il loro re, notate, Apocalisse 9:1. Ora è il re di questo gruppo di 200.000 e notate che la seconda guerra mondiale è la continuità della prima, se leggete la storia. La seconda guerra mondiale, se cercate le cause, è venuto dalla prima guerra mondiale. Sono spiriti, tutto questo è connesso insieme. Come Branham dirà che la fermata della prima guerra mondiale è collegato al suo messaggio. Dio l'ha mandato per questo. Apocalisse 9:1, sotto la quinta tromba, il loro re. Notate Apocalisse 9:1. Ora, il re di questo gruppo di 200.000 cavalli avevano un re su di loro e se notiamo era una stella caduta, perché sei caduto dal cielo, o Lucifero. Dunque il loro re è Lucifero. E Lucifero, vi ricordate, per far uscire a capo, Lucifero è venuto dall'inferno per dire posso farlo, e Lucifero è sempre qui presente, è sempre lui. Oh Lucifero, oh, come il dottor Smith se ne è fatto così scrupolo lì. Ma è tutto giusto, vedete, non era per la sua ora, vedete. Non era per il loro tempo, ma ora possiamo capire che cos'è. Vedete, va bene, era l'abisso. Il loro re era il re dell'abisso. Chi è questo re? Chi è che era il capo di Hitler, di Mussolini, di tutta questa gente? È il re che è uscito dall'abisso, ma lo dobbiamo identificare sulla terra per dire il re di Hitler, il re di Mussolini, il re di Stalin, tutte quella gente avevano un capo, è Lucifero. Ma dov'è Lucifero? È in aria che l'ha fatto? E Branham dice Apocalisse 17:8, l'ha collegato insieme, la caduta della stella l'ha collegato a Apocalisse 17:8. È il profeta che parla e noi ci inchiniamo, non abbiamo da ragionare. Apocalisse 17:8, ho scritto qualcosa qui sotto, sto per leggerlo. Vedete qui, Apocalisse 17:8, voglio vedere cosa dice qui, perché non so proprio in che modo centrare questo seguente. Questo seguente, Apocalisse 17:8. E la bestia, ora Branham ci farà, è la bestia che tu hai veduta, era e non è più, e salirà dell'abisso. Abisso, e poi andrà la perdizione. Oddio, sono andato troppo in alto. E la bestia che tu hai veduta era e non è più, e salirà dell'abisso. Vogliamo scoprire chi è la bestia, eh? Ora conosciamo Hitler e tutto, ma chi è il loro capo? Chi è il loro capo? Da chi ricevevano gli ordini? Quello spirito dell'abisso, Abaddon, che è quella stella che è caduta, deve avere un corpo, si è entrato in un corpo per aiutare Hitler, per dirgli fallo, per dire a Mussolini fallo. Chi era? E la bestia che tu hai veduta era e non è più, e salirà dell'abisso. E poi ricordatevi che quella stella è il re dell'abisso, e la bestia che tu hai veduta era e non è più, e salirà dell'abisso, e poi andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin della fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non c'è più. E chi è fratello Branham? Vedete, era. Un papa muore, vedete quella bestia ora, quella stella, là dove è andato a nascondersi, a Roma, al Vaticano. Vedete, era. Un papa muore, un altro scende. Cambiano papa, ma lo spirito è lo stesso. Il corpo cambia, ma lo spirito è lo stesso. È lo stesso. Ora, vedete dove si è nascosto il Vaticano? E lui non lo farà, ma lui dirà a Hitler, uccideli. Dirà a Mussolini, fallo. È lui. Ma Dio lo sta usando per portare Israele nella sua patria, per avere lo Spirito Santo. Come allo stesso modo Dio aveva permesso a Lucifero di indurire il coro del faraone.
È sempre Lucifero, è sempre lui, è servitore di lui, fa le cose, ma lui stesso non se ne rende conto che stava adempiendo le scritture, come Dio l'aveva detto a quello spirito: chi andrà per noi affinché Acab sia ucciso, affinché la profezia si adempisse. Vedete, era un papa muore e un altro ascende. La bestia che era, che non è, non cambia il suo ordine. È il papa, lo stesso tempo, tutto deve entrare nello stesso sistema. E verrà dove? Negli abissi. E la Bibbia ha detto qui che il capo di questi individui veniva dagli abissi. E questo era il loro re. E lui siete con una crippa corona e unendo a lui i protestanti. Dunque, il papa che era lì, che diceva no, fermate la guerra, la seconda guerra mondiale, abbiamo letto la storia, che c'era un tunnel che collegava Roma a Hitler. Dunque è lui che dava ordine a Hitler e tutto questo era concordato, ma lui non sapeva che tutti quei movimenti che stanno facendo era per adempiere la parola di Dio. Avete capito il loro re? Leggiamo di nuovo, ok? Io amo bene questo messaggio perché è chiaro, perché non presumiamo più, perché ho detto che Branham ha detto che presumere è avventurarsi senza autorità, ma oggi noi abbiamo l'autorità, possiamo parlare tranquillamente, non avere paura, eh? E la bestia, vedete, è la bestia. Voglio rileggerla, se non finisco finiamo la prossima volta, è troppo bello questa parte qua. Vedete i re di Hitler e di Mussolini? La persona che dava loro ordine di uccidere gli ebrei. Vedete loro? Ok. E la bestia che tu hai veduta era e non è più. E salirà dell'abisso. E poi andrà in perdizione. E gli abitanti sulla terra, in cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è, eppure è. Vedete, era, un papa muore, un altro ascende, un altro sale, vedete, un altro prende il suo posto. La bestia che era e che non c'è, che è e che non c'è, non cambia il suo ordine, è il papa lo stesso tempo. Tutto deve entrare nello stesso sistema. E verrà dove? Negli abissi. E la Bibbia ha detto qui che il capo di questi individui veniva degli abissi e questo era il loro re. E lui siede con una tripla corona e unendo a lui i protestanti. Avete capito i re, la persona che dava ordine a Hitler, la persona che dava ordine a Mussolini, a Stalin, che tutto sotto stava fondendo, tutto era lui tranquillo. E per questo che ho detto, parlerò della parte ecclesiastica, perché quegli spiriti sono spiriti romani, ma che hanno preso un vestito bianco e nel papa e diceva santo, ma sotto, come Gesù ha detto ai farisei, sepolcri imbiancati, ma piena di ossa, sta unendo a lui i protestanti. E per questo che quando l'aquila è venuta ha detto, popolo mio, uscite dai sistemi. Venite alla parola. La prossima volta avevo tanti altri appunti che volevo leggere, ma ho visto che il tempo è andato. Leggeremo la prossima volta, che Dio possa benedirvi. Non c'è mai stato un giorno come questo per me. C'è mai stato un giorno come questo che vedo. C'è mai stata una luce che chiara.
in questo giorno. Questo giorno, una luce così chiara. Poiché Cristo rivela se stesso a me e ha aperto i miei occhi e ora io vedo la sua parola in me. Realtà in questo giorno.